di Bagarella dopo, di come me ne parlano anche quando lui era in carcere, diceva che molto rispettato, ma di tutti gli uomini d'onore, rispettato al massimo, perché dice non guarda niente, va, quando c'è da ammazzare qualcuno era un mafioso proprio, un mafioso. Di cosa si parlava negli incontri di cui ci ha parlato prima? Con Bagarella? Sì. Con Bagarella di cosa si parlava? Si parlava sempre di morti. Con Bagarella dovevi parlare solo di morti. C'era la guerra, quindi sempre bene o male sempre quelle erano le cose. Leoluca Biagio Bagarella, fratello di Calogero Bagarella e Ninetta Bagarella, cognato di Totorina, è una delle figure più emblematiche di Cosa Nostra ed in particolare della famiglia dei Corleonesi. La sua figura criminale ha attraversato le più importanti vicende di Cosa Nostra e di conseguenza del nostro paese. Il pentito Antonino Calderone riferisce che già negli anni 70 Bagarella era considerato un esponente di primissimo piano all'interno di Cosa Nostra. Lei ha conosciuto Bagarella? Io l'ho visto una sola volta, che me l'ha presentato Lorena in un ristorante che si chiamava, aveva qualche cosa a che fare con i cavalli, la scuderia, sì, sì. E al di sopra dello stadio, verso, mi pare, per andare alla favorita, di sopra, non le so essere preciso. In che anno avvenne questa presentazione? Ma a partire, come le dicevo, in questo periodo che io frequentavo il Palermo, perché mio fratello era a Lucciardone, perciò a partire dal luglio del 71 fino al 73, ma nel mezzo, dal 72, non le posso essere preciso. Senta, la presentazione ebbe i caratteri cosiddetti della ritualità all'interno di Cosa Nostra? Cioè come uomo d'onore. Glielo presentò come uomo d'onore? Sì, signore. E poi non l'ha più visto, cioè lo conobbe solo... No, perché i Corleonesi, non so come è stato che me l'ha presentato, i Corleonesi non presentano i suoi uomini. È difficile, devono avere molta fiducia per presentare i suoi uomini ad altri. E la conferma del peso specifico di Bagarella la fornisce anche il generale Subranni, il quale condusse indagini investigative nella Palermo degli anni 70 e successivamente coordinò i ROS, guidati dal capitano Ultimo, che arrestarono Totorina. Tali indagini erano tese a far luce sul clan dei Corleonesi, guidati già all'epoca da Salvatore Riina e da Leoluca Bagarella, che proprio in quegli anni stavano acquisendo una forza sempre maggiore. Subranni Antonio. Nato a Termoli. E in questo periodo, ecco, l'oggetto delle sue investigazioni è stata l'organizzazione Cosa Nostra in particolare? Sì, l'attività era tutta rivolta contro la criminalità organizzata, per tracciare quella che era la nuova mappa della mafia, per cogliere i momenti di frattura, di rottura all'interno, e fratture che andarono a cadere proprio nell'anno 77 con taluni omicidi di grave entità. Lei nel 1978 ha redatto un rapporto, allora si chiamava ancora così, un rapporto di polizia giudiziaria datato 25 agosto 78 e che aveva come oggetto l'omicidio del colonnello Russo. Questo rapporto, che condensava ovviamente un'attività di indagine lunga e complessa, lei aveva, se non ricordo male, disegnato già quello che poi è stato chiamato il cosiddetto strapotere dei Corleonesi all'interno di Cosa Nostra. All'interno di questo rapporto emergeva la figura di Bagarella Leoluca, che è imputato di questo procedimento penale e che giustifica questa domanda che sto per rivolgerle. Quindi, se lei può in un certo senso sintetizzare le risultanze ottenute in quel rapporto, con particolare riferimento alla figura di Bagarella. Innanzitutto è da dire che quello era un rapporto di denuncia, non un rapporto di valore informativo, di denuncia di tutto il gruppo che allora chiamammo, e forse per la prima volta, i Corleonesi,
per tutta una serie di fatti gravi, di omicidi, come ad esempio l'eliminazione materiale di coloro i quali induciavano in quella che era il gruppo di mafia tradizionale. Tra queste figure di vertice c'era certamente Bagarella. Fin da allora era considerato uno che esprimeva la volontà di Cosa Nostra. Per esattezza non chiamavamo Cosa Nostra, ma dicevamo la mafia dei Corleonesi, intendendo per mafia dei Corleonesi quel gruppo feroce di mafiosi che avevano una ingerenza deleteria in tutte e quattro queste province occidentali. Quindi quella fu la ricostruzione della situazione della mafia nelle sue due grandi componenti, quella mafia tradizionale e la mafia dei Corleonesi, che poi era la mafia emergente, quella che dissentiva da una diversa linea dell'altra mafia e quindi cominciò a colpire anche, direi, indiscriminatamente, senza anche una causale talvolta, pur di eliminare materialmente chi si opponeva a questo modo di emergere di questo gruppo nuovo. C'era nel programma la eliminazione dei soggetti rappresentanti delle istituzioni quando costituivano un pericolo e una minaccia all'espansione, a questo avanzamento continuo della mafia dei Corleonesi. La reputazione di Leoluca Bagarella all'interno dell'organizzazione Cosa Nostra è sempre stata ai massimi livelli, come testimoniano le parole di Francesco Marino Mannoia, uomo d'onore ed esperto raffinatore di eroina per conto delle famiglie mafiose. Senta, tornando un po' all'imputato, cioè a Bagarella, ci può dire all'interno di Cosa Nostra qual era il ruolo di Bagarella, qual era anche la figura di Bagarella, per come lei l'ha personalmente conosciuto? Io l'ho conosciuto innanzitutto verso il 75-76. Ci vedevamo alcune volte, lui se la faceva alla vocceria, in un negozio di formaggi di un uomo d'onore della famiglia, che apparteneva a Pippo Calò, comunque nel mandamento apparteneva al mandamento Calò, Gaetano Calista. Ci frequentavamo spesso lì. Lui era un uomo d'onore, era un soldato, non aveva carica, Luca Bagarella, ma era una persona molto valida e spietata, come del resto quasi tutti i componenti della famiglia di Colleone. Siamo stati molti anni in carcere assieme, anche se saltuariamente. Lo conosco molto bene. È una persona molto valida e molto irruente. Quando lei dice una persona molto valida, in pratica cosa significa? Cioè valida da che punto di vista? Parlo sempre come uomo d'onore all'interno di Cosa Nostra, ovviamente. La validità in seno a Cosa Nostra sta a significare la bravura, la personalità dell'uomo e la capacità di commettere delitti e non avere diciamo nessun problema ad agire, comunque ad essere una persona molto, molto in gamba, soprattutto a commettere omicidi. Ecco, il valido si intende in questo. Una validità certamente negativa, ma comunque in seno a Cosa Nostra valido significa che ha screzzo del pericolo, che è una persona molto in gamba a commettere omicidi. Giuseppe Drago, killer facente parte del gruppo di fuoco che negli anni Ottanta portò a compimento la guerra dei Corleonesi contro le famiglie palermitane, conferma il peso di Bagarella nell'ambito di Cosa Nostra. Cioè, come parente acquisito, mentre io non ero combinato, vedevo il massimo rispetto che avevano tutti nei suoi riguardi, sopportando io avevo 15 anni, 16 anni, massimo rispetto di mio zio, di Marchese Filippo, che non mi viene anche un lontano parente, sarebbe quello di Filippo Marchese, il capo. Suo zio, il mio zio è Vincenzo, ma sarebbe il suocero di Bagarella. Cioè, gli portavano rispetto anche ad altre persone. Massimo rispetto da tutti gli altri uomini d'onore. Poi io sono della famiglia di Brancaccio, camminavo con i Graviano, i Lucchese e cose, ne parlavano tutti bene, un tipo di carattere duro. Se dice... Parlavano tutti bene in quanto uomo d'onore, sì, sì. Parlare bene. Ne parlavano tutti uomo d'onore bene in quanto uomo duro, la sua parola contava, cioè se diceva una cosa bisognava starla a sentire, insomma
un uomo rispettatissimo al massimo e anche ad una certa importanza nel suono, nel rilievo di Cosa Nostra, cioè, gerarchia, diciamo. Sì, negli alti vertici di Cosa Nostra. Una delle azioni più eclatanti di cui si è reso partecipe Leo Luca Bagarella fu senza dubbio l'omicidio del commissario di polizia Boris Giuliano, avvenuto a Palermo nel luglio del 1979. Giuliano aveva indagato a fondo sul traffico di stupefacenti tra Sicilia e Stati Uniti e aveva scoperto un covo utilizzato anche come raffineria in via Pecori Giraldi a Palermo, nel quale erano stati trovati dei documenti falsi e delle fotografie recenti di Leo Luca Bagarella, insieme ad armi e denaro. Lo stesso Giuliano aveva fatto intercettare e sequestrare all'aeroporto di Palermo una valigia proveniente da New York contenente $500,000, che era il prezzo che Cosa Nostra americana aveva pagato per una partita di eroina inviata dalla Sicilia. Tanto era bastato per scatenare la furia di Cosa Nostra e dei corleonesi, che tesero l'agguato a Giuliano all'interno del Bar Lux a Palermo. C'era nel programma la eliminazione dei soggetti rappresentanti delle istituzioni quando costituivano un pericolo e una minaccia all'espansione e a questo avanzamento continuo della mafia dei corleonesi. E quindi l'omicidio del dottor Boris Giuliano è uno dei tasselli di questa strategia? Lo conoscevo benissimo, era uno degli investigatori più capaci che Palermo abbia espresso e quindi costituiva certamente un grosso pericolo per la mafia. L'esecutore materiale dell'omicidio fu Bagarella e anche se fu condannato solo nel 1995, già all'epoca i sospetti erano caduti su di lui. Ma i testimoni oculari non fornirono grande aiuto agli investigatori. Era troppo forte il timore che un personaggio come Bagarella era in grado di suscitare. Ed in effetti, anche nel 1993, quando si aprì il processo nei suoi confronti, tale timore era ben presente, come si può ascoltare da queste testimonianze. Lei era il gestore del Bar Lux nel luglio 1979 quando avvenne l'omicidio del dottore Giuliano, vero? Sì. Ci può raccontare brevemente che cosa vide quella mattina, che cosa ricordò? Io ero nella pasticceria a guardare delle fotografie con il fotografo. Nel frattempo entra il dottore Giuliano e prende su un caffè. L'ho visto da lontano e disse al fotografo, in questo mondo c'è il dottore Giuliano, giro dalla pasticceria e vado alla cassa. Mi saluta perché lo conoscevo. Anzi, non mi voleva pagare il caffè, ma l'ho voluto pagare, ma ha dato dei soldi. Nel frattempo ho dato lo scontrino. Prossimamente c'è una persona col forsellino, come dire, prende come a meno l'idea di prendere su un caffè, invece scende la pistola e mette a sparare. Il poliziotto è caduto a terra, poi mi ha puntato la pistola a me, poi si abbassò e fa un altro due colpi di pistola al dottor Giuliano a terra. Poi si alzò, mi ha puntato di nuovo la pistola ed è scappato. Ma alle 8, 2 minuti, 3 minuti, 5, così in questo orario c'è. Il dottore Giuliano tutte le mattine veniva nel suo paese? No, veniva solo quando c'erano le scuole e accompagnava i suoi figli a prendersi l'ovette, il bondì. Mai veniva da me difficilmente. Questo padre soltanto per sì, sì, difficilmente. Per i suoi figli? Sì, sì. Ma per prendere il caffè da solo? No, no, completamente. Da lei quindi quando è entrato questo signore che poi ha sparato era alla cassa, vero? Sì, era alla cassa. E che distanza ci poteva essere tra la cassa e il dottore Giuliano? Il dottore Giuliano era così a questa lontananza, vicino a me, proprio vicino. Quindi sostanzialmente il dottor Giuliano aveva appena ritirato lo scontrino? Sì, sì, aveva ancora lo scontrino e i soldi delle mani rimanenti che erano, insomma, il ricordo preciso quanto erano, ma erano proprio spiccioli. Senta, lei ci può fare una descrizione anche sommaria di questo giovane che entrò, di questo signore che entrò con la pistola? Descrizione in che senso? Come la persona com'era? Sì, com'era? Sacciuto, ma poi sai, in quel momento era tutto, sai, quando uno entra a fare una cosa è tutto arrabbiato, diciamo, altre cose. Non ho capito, era uno sacciuto, l'ho capito. Sì, sì, però te poi sai in questo... Non ho risposto. Sì, sì. Vabbè, e oltre che era stacciuto non ci può dire altro? Perché a suo tempo lei fece una descrizione di questo signore.
Comunque, per esempio, a suo tempo il Siracusa ha sentito che il giovane aveva circa 35 anni, statura di poco inferiore a 1,70 m, credo che avesse la stessa statura del dottor Giuliano. Corporatura robusta, braccia molto robuste, capelli con taglio corto, abbondanti, castano scuri, viso rotondo molto pieno, non aveva baffi e non portava occhiali, indossava un pantalone di colore beige e magliette a maniche corte molto chiara maglietta, nella mano sinistra teneva un borsello di colore nero o marrone di modeste dimensioni, non del tipo di quelli che si portano a tracolla. Quindi lei ha ricevuto delle minacce? Ho ricevuto una lettera. Tra cui c'era scritto: morirai tu e contrada. E allora, la domanda è una per cominciare: che cosa ricorda di quella mattina del luglio 79 quando venne ucciso il dottore Giuliano? Lei era lì, ma se ci può raccontare brevemente ma con precisione quello che ha visto e sentito? Senz'altro, siccome già sono passate 13 anni, cioè ho quasi 67 anni, ma mi sforzo per aiutare la giustizia e praticamente consegnare a questo individuo infame e delinquente alla giustizia che sia condannato, perché tutt'oggi per me è una cosa da... Va bene, lasci stare i propri... No, perché sono nervoso, sono... No, lei deve stia calmo perché noi dobbiamo fare giustizia. Il giorno che io sono andato dal signor Siracusa del bar, essendo che precedentemente ha fatto un nozze d'argento delle fotografie, essendo il sabato che 13 anni fa alla palazzina cinese dove svolgevo io l'arte di fotografo, lì che venivano molte e molte matrimoni e si lavorava, sono deciso di portare le fotografie il sabato perché già erano pronte. Entrando dentro il bar, praticamente vide il signor Siracusa e ha avuto un'espressione. Disse: signor Siracusa, ma si è tolto i baffi nelle fotografie, disse, è un capolavoro, sta male. Per non di meno, dove ci mettiamo a sfogliare l'album delle fotografie dei nozze d'argento? Dice: mettiamoci nel banco dove c'è la pasticceria. Vabbè, mentre è stretto, è una strettoia, mentre io apro l'album, guardi che bella questa, guardi che bella quest'altra, dice: mi scusi, dice, c'ho clienti. Allora, siccome è stretto, io educatamente sono uscito fino all'angolo dove c'è l'entrata, ho fatto uscire a lui e me ne ritorno di nuovo nel punto dove c'è l'album. Ora, davanti a me, nella vetrina, c'erano saccoccine di patatine, questi che si sfilavano, non so, patatine. Nei saccoccini c'erano caramelle, cose, tutto, avevo tutta la visuale occultata. Mentre suonavo tutte queste frazioni di secondi, sento fare ta ta ta. E allora, dentro gli orecchi miei, non immaginavo essere colpi di pistola, ma bensì mi rivolgo con gli occhi e lo sguardo nella macchina espressa sulla mia sinistra. Nessun cortocircuito. Quando invece ho sentito gridare: hanno ucciso il capo della mobile Boris Giuliano, ci siamo resi tutti conto che la cosa era grave, una cosa gravissima, e scappiamo tutti. Appena scappiamo tutti di là, sentendo questi colpi, non andai io a intuire che erano colpi di pistola. E ha pensato a un cortocircuito nella macchina espressa. E mi sono girato. Sentendo così, invece gridare: hanno ucciso il capo della mobile Boris Giuliano. Io mi sono reso conto che della gravità, e ci fu scappa da Riggi. Uscendo, appena per girare, vedo sfrecciare un signore alto 1,60 m, 1,65 m, un affare del genere, non arrivava a 1,70 m, grosso, perché l'ho visto di dietro, un collo, con la pistola così, in aria, la pistola in aria, e faceva la pistola, sì, signore, tenendola in aria. Colpo, non so la sua caratteristica, mano, di questo, la impugnava nella mano destra. Sì, la impugnava nella mano destra. Poi girando dalla strada c'era una macchina colore gialla che attendeva uno che, insomma, messo là, mezzo occultato, non so come era combinato, perché di lontano, logicamente, con tutto questo, con una freddura, con una calmezza proprio, tipo che veniva da un ricevimento di una festa, si mette nella macchina e se ne va. Ritorno indietro io con un altro signore, presto, io dico, chiamate la polizia senza perdere tempo.
La macchina gialla, ma un giallo, sa, chiassoso, peggio dei tassisti, una cosa del genere. Insomma, siamo stati a Bari. Ma in faccia l'ha visto? No, in faccia, suo presidente. Che sarebbe successo? Se lo vedevi in faccia, non avrei detto che l'avrei visto di spalla. Di spalla. E giuridicamente avrei fatto il mio sacro dovere. Perché oggi ce lo riferirebbe. Senza perdere tempo, è logico, suo presidente. Peccato. Sì, peccato. Io non ho paura di nessuno. Peccato che non l'abbia visto di faccia. Esatto, non ho paura di nessuno. Ma non ho capito, cioè lei era dietro il bancone. Sì, signore. Con la vista provvidenzialmente, diciamo, coperta dai pacchetti di patatine. Sì, no, ma erano altre, perché era uno spillone con tutti questi sacconcini che si mettono con patatine. Dopodiché entra l'assassino, comincia a sparare nei confronti del dottore Giuliano e a lei l'unico pensiero che ci viene in testa è quello della macchina del caffè. Sì, perché il rumore... E giusto si gira dalla parte della macchina del caffè. Quindi anche se avesse voluto vederlo in faccia, no... Non lo potevo vedere, anche se io lo volevo vedere. In faccia non lo potevo vedere perché guardava la macchina del caffè. Perché no, ma esattamente, signore, sono stati attimi che io subito appena sentito fare tin 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 ho guardato nella mamma, dite che perché c'era... Lei è abituato a macchina del caffè che fanno, cioè io non capisco, no, com'è che pubblico ministero, io non so com'è che confonde i colpi di calibro 7.65 con la macchina del caffè. Lei ha visto entrare il dottor Giuliano? Sì, signore. Quindi lei ha visto entrare anche la persona che poi sparò al dottor Giuliano? Non mi ricordo questo, completamente. C'erano molte persone nel bar in quel momento? Sì. Lei è in grado di darci un'indicazione circa il numero delle persone? No, signora. E lei chi stava servendo? Cosa faceva nel momento in Io cui... Io stavo lavando le tazze, signora. E nel momento in cui entrò la persona che poi uccise il dottor Giuliano, lei cosa stava facendo? Stavo lavando ancora le tazze, signora. E lei ha guardato in faccia la persona che poi sparò sul dottor Giuliano? No, signora. In relazione alla posizione del bancone, lei dove era messo? A lavare nel lavandino, signora. E il lavandino che posizione assume rispetto al tavolo, al banco? Destra, centrale, sinistra? Nel mezzo, signore. Nel mezzo, quindi sì, lei ha tutto, la ottica di fronte e la prospettiva di fronte, tutta presente? Sì. Lei era presente nel luogo dove si è perpetrato il crimine nel 1979, ci può raccontare quello che ha visto? Stavo facendo dei vetri dove c'era la casa, ho finito di fare quel vetro e è entrato il dottore Giuliano. Cioè di pulire il vetro? Sì. Sono ritornato al banco e poi a quel momento ho sentito un colpo di pistola e mi sono buttato nella pedana e non ho visto più niente. All'ultimo ho visto tutta la gente uscire e ho visto un signore che usciva, aveva un oppossetto e una pistola in mano. E poi? Poi non ho visto più niente. E questo signore ce lo può descrivere per quello che l'ha visto lei? Aveva la borsetta in mano e la pistola? Sì. Più o meno, come era alto? Ah no, questo no, io lo posso dire. Perché non ho immagine di vederlo. No, dico, ci può dire se era come complessione fisica, se era molto alto, se era di media statura? Era alto, con le spalle un poco più grandi di me. Quindi? Un po' larghe, con larghe, sì. Come altezza, dico, più o meno, poteva essere? No, non lo so. Che era un giocatore di pallacanestro o un nano? Cioè, più o meno, non dico l'altezza, ma come lo definirebbe? Media statura? Ma non so. Mi posso dire 1,70 m, 1,80 m, non è che mi posso immaginare persone quanto sono alte. Tutti i testimoni dichiararono di aver visto benissimo il dottor Boris Giuliano, ma nessuno aveva visto il killer. Va detto che all'epoca delle testimonianze rese al processo, Bagarella era latitante e gli stessi testimoni erano stati più volte minacciati dai mafiosi. Comunque diversi pentiti, tra i quali Francesco Marino Mannoia e Giuseppe Marchese, suo cognato in quanto fratello della moglie di Bagarella, Vincenzina Marchese, nonché diretto responsabile degli omicidi di Stefano Bontate e Salvatore Inserillo, divenuto collaboratore di giustizia nel 1993, confermarono quanto gli inquirenti già sospettavano da più di 10 anni. Ecco, io posso riferire quello che ha preso direttamente da Bontate e dai componenti, da alcuni componenti della mia famiglia. Il Boris Giuliano, c'è da precisare che era un validissimo poliziotto ed era una persona veramente in gamba nel perseguire una pista, un indizio, una qualcosa, ed era una persona, diciamo, molto, molto valida e molto temuta dalle organizzazioni.
appunto per la sua esperienza e per la sua qualità di, diciamo, di poliziotto. Il motivo nasce da prima, dal ritrovamento dei 4 kg, se non ricordo male, di eroina trovata in via Pecori Girardi, che era di pertinenza a quella casa di Nino Marchese, che è cognato di Luca Bagarella. Ecco, dopo questo rinvenimento di questa eroina, che fu attribuita al Marchese e anche al Bagarella, fu sequestrata sempre da parte del dottor Boris Giuliano, furono sequestrati $500,000 all'aeroporto di Punta Arenas. Va precisato che quei dollari erano si appartenevano a Bontade, quindi il mio rappresentante, e a Salvatore Inserillo. Erano provento di eroina raffinata da me, spedita negli USA, e quindi parte del pagamento che rientrava in Italia. E anche quella partita, la partita di denaro sequestrato, il dottor Boris Giuliano tendeva ad attribuirlo anche a questo gruppo, diciamo, dei Colleonesi, a Luca Bagarella e ad altri. Nel contempo il dottor Giuliano faceva anche delle grosse indagini su alcuni esponenti di Altofonte. Era una persona che dava molto fastidio nell'ambiente di Cosa Nostra, in special modo a questo gruppo di Bagarella, Altofonte e Colleonesi. La loro lamentela era quella che, nonostante Bontade e Inserillo fossero i più grossi trafficanti di eroina in quel periodo, il dottor Giuliano volesse attribuire a Bagarella e ad altri la responsabilità di quei soldi, di quel grosso traffico di eroina che in quel periodo si faceva. Da lì scaturì la vendetta nei confronti del dottor Giuliano. Quindi, se non ho capito male, tra i chili di eroina di via Pecori Giraldi e comunque l'attività di trafficante stupefacenti di Bagarella e il ritrovamento della valigia di dollari non c'è alcun rapporto, giusto? No. Ho capito. Perché sono appunto due fatti episodi diversi, di pertinenza, diciamo, di due famiglie, di due gruppi di mafia, sì, diversi. Ho capito. Senta, invece, passando un attimo per quanto riguarda gli esecutori materiali di questo delitto, quali sono le conoscenze che lei ha appreso all'interno di Cosa Nostra? Materialmente a commettere l'omicidio era stato Luca Bagarella, ma che in compagnia di Pino Greco Scattuzzedda e di Pietro Marchese. Io ho appreso inoltre poi che fu avvicinato il proprietario, comunque gestore del bar dove era stato ucciso il dottor Giuliano, per evitare in futuro che possa dare delle descrizioni riguardanti l'esecutore materiale. Ci può riferire quanto a sua conoscenza in ordine all'omicidio del dottor Boris Giuliano, soprattutto alle causali? Ecco, cominciamo. Le causali, da quello che risulta a noi, la morte di Boris Giuliano rientra nella scoperta del covo di via Pecori Girardi, nell'arresto di Marchese Antonino, mio fratello, con Antonino Gioè. Ecco, se ci vuole raccontare, cioè, le circostanze dell'arresto di suo fratello e di Gioè, e poi che cosa produsse l'arresto di suo fratello e di Gioè in termini di accertamenti di polizia giudiziaria. Noi eravamo in affitto una villetta a Casteldaccia parte di mare. In questa villetta spesso veniva a pranzo e cena, eravamo tutti di solito tutti riuniti tra noi familiari. Un giorno di luglio è stato che aspettavamo che arrivasse mio fratello con mio cognato Bagarella e ritardavano, non si vedeva nessuno. Dopo ci hanno avvisato nel TAD che purtroppo, diciamo, hanno arrestato a mio fratello,
Allora c'è stato che noi ci hanno fatto spostare di là perché con la paura che potevano uscire, come sono uscite le fotografie di Marchese Antonino in seguito, perché appunto che hanno trovato il covo di Pippo Collegiate, che da quel covo hanno riscontrato e hanno trovato anche foto di Bagarella, foto che erano di recente di come era lui. Avevano paura che quella zona, che loro erano spesso là con noi, venisse riconosciuto da qualcuno dei bagnanti, diciamo, e anche del proprietario dei villini. E allora ci hanno fatto spostare di là e siamo andati in un appartamento in centro di Palermo, e dopo c'è stato che abbiamo saputo, tramite anche mio zio, che ci ha detto che avevano informato a loro praticamente dell'arresto di mio fratello. Insomma, dopo hanno trovato quella impolletta della luce, da quella impolletta hanno risalito in questa via del covo di via Pecore Girardi. Sono andati là e hanno scoperto tutto il materiale che c'era dentro, e mi sembra che avevano trovato anche fotografie di Nuvoletta, insomma altre indagini, altri percorsi che si stavano verificando. E niente, praticamente dopo mio fratello dove è stato portato a manicomio, perché ha messo a dare i numeri dicendo che voleva la nave, voleva, insomma, ha messo a fare il pazzo. E niente, dopo 2 anni lui è uscito, però è uscito in senso definitivamente, però già prima di uscire definitivamente prendeva lui qualche permesso, sempre con raccomandazione eccetera. E c'è stato che io spesso sentivo parlare anche a mio zio, e anche prima di arrestare a Bagarella, che avevano sempre lamentele su questo Boris Giuliano, che già ci stava rompendo le scatole, perché dovunque si va feccando a indagare eccetera eccetera. E da questo ho preso io praticamente che era Boris Giuliano quello che su questo covo che hanno scoperto si è messo a dare di più, a parte l'indagine che lui faceva. Anche dopo mi sembra che avevano trovato delle valigie, una valigia con dei dollari, insomma in Cosa Nostra si parlava di questo Boris Giuliano praticamente. Ha conoscenze dirette in ordine all'eventuale partecipazione di Bagarella all'omicidio di Boris Giuliano? Dirette da Bagarella no, ma però dopo si parlava con mio fratello, che dopo che era uscito un periodo di tempo che era a manicomio, parlavamo di qualche omicidio, di qualche cosa che si doveva fare o già era stata fatta. Mi disse, dice, che anche dice Boris Giuliano, dice Luchino, ufficiale, era come un perumaccio. Solo questo, ma di diretto no. Quindi lei lo ha appreso da suo fratello, sì, praticamente, sì. Ho capito. Tempo dopo. Il fratello di Giuseppe Marchese, Antonino, smentì il racconto del fratello. Marchese Antonino, 11.357, Palermo. Senta, ci stiamo occupando del processo nei confronti di Bagarella Leo Luca, imputato dell'omicidio del vicequestore Boris Giuliano. Noi abbiamo sentito in precedenza suo fratello, e da questa audizione ne è nata l'esigenza per la Corte di sentire anche lei. Però siccome lei è imputato di reato associativo, mi pare, vero? E quindi di un reato connesso a questo fatto qui, la legge le dà facoltà di esprimere la volontà anche negativa di essere esaminato. Quindi prima cosa ci deve dire se vuole essere esaminato. Sì, intendo rispondere. E allora, abbiamo detto che lei è fratello di Marchese Giuseppe. Sì. Sa che Marchese Giuseppe è un collaboratore. Un tragediatore, diciamo meglio un tragediatore. Un tragediatore. Ah, tragediatore. Vabbè, lei lo definisce così. Vabbè. E allora, parlando di questo omicidio, lei avrebbe riferito a suo fratello che l'autore era stato Bagarella Leo Luca, dicendo testualmente: Luchino uffici cadere come un piro marcio. Non abbiamo avuto mai di questo genere di discorsi con mio fratello. Mai di questo genere. Non esiste niente. Suo fratello. Ma lei conosce Bagarella Leo Luca? Sì, è mio cognato. È suo cognato. E non ha mai
riferito niente, per non esiste niente, non esiste niente. Perché? È solamente una infamità che gli viene fatta a suo ragazzo. Da suo fratello, sì. Nei suoi confronti. Sì. E perché? E perché è un agitatore, per ottenere benefici non sa quello che deve fare. E per ora quale beneficio avrebbe ottenuto suo fratello? Come quale beneficio ha avuto? Riconosce dai benefici che ha ottenuto suo fratello? Si sanno. E quali sarebbero? Capito, sempre gli hanno dato già la libertà. Ah. E tante altre cose. La libertà è libero, suo fratello. E tante altre cose. Ma suo fratello è libero. Le risulta che sia libero, suo fratello? Le dico che gli hanno dato tanti benefici. Tanti benefici? Sì. E quindi lo scopo... E ne ho la certezza. E quindi suo fratello accuserebbe in qualche modo lei non dell'omicidio, ma della conoscenza. Cioè che dice che io gli abbia detto? Sono tutte infamità. Nei confronti di un fratello. Leo Luca Bagarella fu arrestato più volte negli anni 70 e 80 ed anche imputato e condannato al maxiprocesso del 1986, ma sempre scarcerato, nel 91 addirittura per via di un indulto. Uscito quindi di galera, fece in tempo ad organizzare un matrimonio principesco a Villa Igea a Palermo, arrivando a bordo di una Rolls Royce bianca. A questo matrimonio parteciparono anche i fratelli Emanuele e Pasquale Di Filippo, cognati della moglie di Bagarella, i quali, una volta diventati collaboratori, diventeranno anche tra i principali accusatori di Leo Luca Bagarella. Altri collaboratori di giustizia, come Gioacchino La Barbera ed in seguito anche Giovanni Brusca, riferirono della responsabilità di Bagarella per gli omicidi di Ignazio Salvo e prima ancora di Salvo Lima, ritenuti traditori dei corleonesi per non essere stati in grado di aggiustare le sentenze del maxiprocesso. Torniamo quindi allo specifico dell'omicidio Salvo. I nomi? C'ero io, Brusca, Leo Luca Bagarella, Nino Gioè, dei trapanesi c'era Andrea Manciarracina, Andrea Cancitano, Matteo Messina Denaro, e altra gente che ho conosciuto a quell'occasione. C'era Giovanni Bassone. Voi eravate siamo intanto partiti dove? Alla casa della mamma di San Giorgio. Sì. E abbiamo portato le nostre macchine, quella cioè la mia che avevo allora un fuoristrada, e la Clio di Giovanni Brusca, nella zona la sua molto vicino dove avveniva l'omicidio. La sua? Insomma, vicino, la Clio di Giovanni Brusca. Sì. Circa 300-400 metri da dove avveniva l'omicidio. La mia molto più distante, vicino alla rotonda di Casteldaccia, che l'ho lasciata al punto in cui dovevo lasciare quella rubata e prendevo poi la mia. La macchina rubata in tutto questo frattempo dov'era? Nel garage della madre di San Giorgio, dentro. Era lui che si occupava a entrare e uscire la macchina. San Giorgio manovrò questa macchina? Sì, più volte. Dopo aver sistemato le macchine, che cosa fate? Ritorniamo sempre con Giovanni Scaduto e San Giorgio, ritorniamo alla villa della madre. Da là ci avviamo con la macchina rubata, cioè io mi avvio con la macchina rubata nel posto che era stato deciso, che è una stradina che si mette per entrare dalla villa di Ignazio Salvo, mentre il Brusca, Bagarella e Gioè, che sono accompagnati da San Giorgio, entrano dalla villa di San Giorgio, che si può accedere in quella di Ignazio Salvo, che ripeto sono proprio a toccare, e si nascondono nel giardino aspettando che uscisse Ignazio Salvo per poterlo uccidere. Lei rimane quindi fuori ad aspettare in macchina? Io rimango fuori dal cancello, dalla stradina che si accede per la villa di Ignazio Salvo. E che cosa succede a questo punto? Lei aspetta quanto? Aspetto un'ora, non un quarto, perché sapevamo che si aspettava che lui uscisse da casa per poter commettere l'omicidio. Al momento in cui sentivo i primi spari mi avvicinavo a marcia indietro e prendevo loro. Oh, lei a un certo punto sente gli spari e che fa? Faccio retromarcia circa 300 metri fino al cancello di Ignazio Salvo. Sapevamo che c'era un cancelletto piccolo che è accanto a quello grande, che si apriva dall'interno, da un interruttore, che anche quello ce l'aveva detto il San Giorgio, che conosceva bene la villa dello zio. E loro uscivano e li prendevo con la macchina rubata. Ed è successo questo? È successo precisamente così. Dopo il primo sparo mi sono avviato là a marcia indietro, dopo ne hanno sparato un secondo, un terzo, adesso non ricordo di preciso, e poi siamo andati via. Hanno quindi aperto il cancello e sono usciti? Non sono riusciti ad aprire il cancello, l'hanno scavalcato. Quanto pare l'interruttore non ha funzionato, hanno scavalcato. Lei ricorda
in che ordine hanno scavalcato? Di preciso no, comunque il primo mi sa che è arrivato Bagarelle. Oh, quindi sono saliti tutti sulla sua macchina? Sì, sulla macchina rubata. Ecco, tutti chi? Bagarella, Brusca e Gioè. E San Giorgi? San Giorgi è scaduto, aspettavano in strada l'arrivo nostro per prendersi le armi e nasconderli. E allora voi ve ne andate con la macchina rubata? Noi fino a un certo punto con la macchina rubata, cioè lascio Bagarella e Brusca alla Clio, che si avviano verso Palermo. Io faccio ancora circa un chilometro, lascio la macchina rubata, prendo il mio fuoristrada, consegno le armi a San Giorgi e andiamo anche noi a Palermo. E ha detto lascio Bagarella e Brusca, Gioè quindi rimane con lei? Gioè rimane con me, sì. Fino al cambio di macchine? Fino al cambio di macchina, sì. Gioè le ha raccontato le fasi dell'omicidio? Sì, so che a sparare è stato prima Leoluca Bagarella con una 44 Magnum e dopo a terra ha sparato anche Gioè con un fucile a canne mozzo. Nel gennaio del 1993 Totorina venne arrestato. Fu la risposta dello Stato alle stragi di Capaci e di Via D'Amelio avvenute nel maggio e luglio del 1992, nelle quali trovarono la morte Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Io devo dare una buona notizia. No. Reina Salvatore è stato catturato dai carabinieri questa mattina a Palermo. Mi trovo in difficoltà in questo momento evidenziare l'intensità, la complessità dell'operazione che ha condotto i carabinieri del reparto operativo speciale e i carabinieri dell'arma territoriale alla localizzazione e all'arresto di Totò Riina e di un'altra persona a bordo di un'autovettura che è in corso di identificazione. La personalità di Totò Riina è nota, fa parte, direi, della letteratura della mafia. A lui sono riconducibili tutta una serie di gravissimi e reiterati episodi di criminalità nell'isola, nell'intera nazione e anche fuori del territorio dello Stato. Fenomeni che hanno aggredito nei gangli vitali la popolazione, il cittadino comune, qualsivoglia attività produttiva con attacchi ripetuti contro le istituzioni statali. E questo in un piano anche, chiamiamolo in termini militari, strategico, che addirittura potrebbe avere dell'inaudito e dell'assurdo, di mettere in discussione l'autorità istituzionali, quasi a barattare, a istituire una trattativa per la liquidazione di un'intera epoca di assassini, di lutti, di stragi in tutti i settori della vita civile nazionale. Allora, innanzitutto cominciamo alle ore 8:30 circa nel centro della città di Palermo. Viale della Regione Siciliana, all'altezza del motel dell'Agip, della rotonda. No, percorreva una strada, non usciva. Era una Citroen ZX. Non vi dico di più, però era pulita. Dopo l'arresto di Totò Riina, Bagarella diventa il capo assoluto di Cosa Nostra, così come testimoniato da Pasquale Di Filippo,
cognato della moglie di Bagarella. Lei sa qual era, alla fine del 94, il ruolo di Bagarella in Cosa Nostra? Io non è che l'ho saputo il ruolo di Bagarella in Cosa Nostra nel 94. Già lo sapevo, lei sta parlando di fine 94. Io lo sapevo dagli inizi del 94, che era lui che dopo l'arresto di Salvatore Riina comandava Cosa Nostra. Cioè che era il capo incontrastato di Esattamente. Cosa Nostra. Oltre a saperlo, lo notavo io personalmente, perché mi è capitato più di una volta che io personalmente gli dicevo: senti, mi fai una gentilezza, siccome ho avuto questo discorso in questa zona con questo, in un'altra zona che non c'entra niente con la mia zona, con un'altra zona e con un'altra zona ancora, questo con me ha sbagliato. E lui era padrone di fare tutto quello che voleva in Sicilia. Allora io per esempio dicevo: guarda, quello ho avuto un discorso, io c'ho rabbia con questa, ma la fai una cortesia, gliela fai saltare la villa in aria. Dopo 15 giorni a quello gli saltava la villa in aria. Poi questo mi costa personalmente, perché quasi tutta la Sicilia, per incontrarsi con lui, dovevano aspettare anche un appuntamento. Ecco. Cioè non era facile poter parlare con lui, anche da parte di altri esponenti mafiosi che avevano una certa entità. Sì, ma io vorrei sapere questo però. È vero che è venuto un collaboratore e ha detto che noi del Nord non siamo in grado di capire le cose di Cosa Nostra, ma che non si diventi capo di Cosa Nostra a seguito di concorso per titoli e per esami, fin qui ci arriviamo, l'abbiamo capito. Lei ci può dire i fatti, le date, le tappe attraverso le quali Bagarella, dopo l'arresto del cognato, ha scalato Cosa Nostra e ne è diventato il capo? Cioè, voglio sapere, lei per esempio ha mai partecipato ad incontri tra Bagarella e Brusca, Bagarella e Graviano? Sa che ci siano state riunioni fra capi mafia per cui si è deciso di dare il potere, o Bagarella si è imposto per prendere il potere sugli altri? Allora, se Bagarella si incontrava con Brusca, io non lo so. Io lo vedevo incontrare con Matteo Messina Denaro. Se si incontrava con i Graviano, non lo so perché non l'ho visto mai, però facciamo una premessa che i Graviano a fine 93 sono stati arrestati, che lui era il capo di Cosa Nostra dopo l'arresto di Totò Riina, questo lo so, io lo confermo, perché mi costa a me personalmente. Sulla base di che cosa le consta? Sulla base di tutto, perché io vivevo in una famiglia che era in contatto stretto con lui e io avevo i contatti stretti con lui, e in base a quello che io ho visto, e poco fa ho portato un particolare, in base a quello che lui mi diceva, in base a quello che io facevo, lui era il capo assoluto di tutto. Dove voleva lui si facevano le cose. Se lui voleva che un omicidio si faceva nella zona di Resuttana o nella zona di Trancaccio o nella zona di Palermo Centro, per ordine suo noi potevamo fare tutto. Poi era lui che se la vedeva con il capo mandamento dell'altra zona e gli diceva solamente: abbiamo fatto questo omicidio per conoscenza, ma a quel capo mandamento non gliene fregava proprio niente, perché era lui che aveva dato l'autorizzazione. Il 24 giugno del 1995 Leoluca Bagarella fu arrestato a Palermo. Finiva così la sua latitanza. Per essere qui oggi, a così poca distanza dal mio insediamento al Viminale, ad attestare attraverso questo importantissimo risultato, questa brillante operazione, l'impegno quotidiano delle forze dell'ordine nella lotta ad ogni forma di criminalità organizzata. Questo duro colpo inferto alla mafia cade in un momento particolarmente importante, in cui da qualche parte viene lamentato un calo di tensione e richiesto maggior impegno. Questa operazione ha visto lavorare insieme la DIA di Palermo e di Roma e magistrati numerosi della Procura di Palermo. Tutte le forze dell'ordine quotidianamente lavorano con speciale intensità e ad esse non possiamo, come Procura di Palermo, che essere intensissimamente, autenticamente e sinceramente riconoscenti.
oggi di DIA soprattutto siamo portati a parlare, perché della DIA è questa operazione insieme a noi, e della DIA vorrei ricordare i passaggi principali nel corso di questo triennio. Via Ughetti, questa intercettazione ambientale che ha consentito di acquisire elementi di straordinaria importanza per quanto riguarda la conoscenza della quotidianità della mafia, primi elementi, i primi estremamente importanti per l'attentatuni, per la strage di Capace, l'arresto di Gioè e di La Barbera, che ha poi innescato un meccanismo di reazioni a catena sul piano investigativo estremamente importante. Ancora della DIA fu l'intuizione che portò a chiedere e ottenere un colloquio investigativo con Di Matteo Mario Santo, il primo a confessarsi autore della strage materiale di Capaci, confessione resa a un magistrato della Procura di Palermo e poi sviluppata, come tutti sappiamo, con altissima professionalità dai colleghi di Caltanissetta. Della DIA è l'odierna operazione che ha portato all'arresto di Bagarella. Quando di più sarà possibile dire, perché non ci saranno più esigenze di riservatezza, quanto sto dicendo risulterà con assoluta certezza, non frutto di prospettazione esagerata o di prospettazione enfatizzante, ma puramente e semplicemente fotografia di una realtà investigativa di straordinario livello, denotante straordinarie e eccezionali capacità, con una integrazione, fusione davvero notevolissima, davvero grande. Per la Procura di Palermo non posso non ricordare Ignazio De Francisci, Giuseppe Pignatone, Francesco Lovoi, Luigi Patronaggio, Alfonso Sabella e insieme a loro il collega Piero Grasso, applicato alla nostra procura, dalla Procura Nazionale Antimafia, anche su questo piano una vera e propria fusione di competenze, di professionalità e di sforzi. Quando tutto questo si realizza, i risultati non possono non venire. Un paio di mesi fa abbiamo cominciato questa attività che, come ricordava il procuratore Caselli, è stata condotta quotidianamente, direi anche in tempo di notte, assieme alla Procura di Palermo, sulla base di una ipotesi molto precisa che riguardava la presenza di Leo Luca Bagarella in una certa zona di Palermo. Abbiamo disposto una serie di servizi a reticolo sul territorio, reticolo che si è sempre più ristretto, e ieri pomeriggio il nostro lavoro è stato coronato da successo. Effettivamente ieri, quando era stato arrestato, era solo, guidava una macchina con una patente intestata a una persona inesistente, non era armato. È stato preso dopo un brevissimo inseguimento senza particolari problemi. Dopo essere stato arrestato e condotto in isolamento, Bagarella era atteso già da diversi processi che pendevano a suo carico. Primo fra tutti, quello per l'omicidio di Ignazio Salvo, e da seguire i processi per le stragi di Capaci, di Via D'Amelio, di Firenze e numerosi altri. Egli ha sempre negato qualsiasi attribuzione di responsabilità, proprio come suo cognato Totò Riina. Bagarella Leo Luca fu Salvatore e fu Montello Lucia, nato a Corleone 3242. Signor Bagarella, lei ha mai subito condanne in passato? Sì. Per quali reati? Per associazione e altre cose. E altre cose quali? Ma per droga. Anche per omicidio? Per omicidio, sì. Nel settembre 1992 lei era latitante? Sì. Da quanto tempo? Dal 30 gennaio 92. Dove ha trascorso questo periodo di latitanza, se ritiene di dirlo naturalmente? Quantomeno è rimasto in Sicilia, nella provincia di Palermo. Ma in questo periodo proprio non ero nella provincia di Palermo. Non era nella provincia. Questo periodo intende tutto il 92, una parte del 92, il settembre 92? Diciamo una parte del 92. E che attività svolgeva? Dove era allora? Vede, io svolgevo un'attività di commerciante di formaggi, signor Professore. Di formaggi? Sì. E dove? In Alta Italia? Da che no, parte? Qua in Sicilia. In Sicilia, ma non nella provincia di Palermo? Qualche volta sì. Qualche volta anche a Palermo. Durante questa latitanza lei ha mantenuto contatti con i suoi familiari? Contatti, non avevo contatti con i familiari.
Neanche telefonici? No. Ha mai avuto lei durante, diciamo, dal 92 in poi, cioè da quando ha iniziato la sua latitanza, il possesso di telefoni cellulari? No. Quindi tantomeno di telefoni cellulari clonati? No, non ce n'avevo. Non ne ha avuto. Si è mai fatto chiamare Franco? No, io mi chiamo Luca Biagi. Questo lo so che lei si chiama. Se c'era l'abitudine fra le persone che lei frequentava di chiamarla Franco. Vabbè, le persone che possono dire quello che vogliono. No, io sto chiedendo a lei se era... No. E ha avuto documenti intestati con un nome di Franco? Ma che mi ricordo, no. Presumo che durante la sua latitanza abbia usato documenti falsi anche. Può anche darsi, dicevo. Ma non al nome di Franco. Ma può anche darsi anche al nome di Franco. Può darsi che li avesse a nome di Guida Francesco. No, questo nome non mi dice niente. Non le dice niente. Sa lei che in via Ughetti, dove presumo sappia è stato arrestato a suo tempo Gioè Antonino e anche la barbera Gioacchino, è stata trovata una carta d'identità in bianco rilasciata dal comune di Partinico a nome Guida Francesco, e all'interno di questo modulo vi era una sua foto? Non lo so, signor Presidente, io... Questa circostanza non la conosce? Ho letto qualche cosa negli atti, ma... L'ha letto non negli so atti. Come mai questa cosa si trovasse... E non può dare foto. Una spiegazione di questa circostanza? Non lo so, io... Come mai era in via Ughetti questa sua fotografia? Non lo so come mai si trovava là. Era una fotografia recente, guarda. Non l'aveva data lei a qualcuno? Può darsi che l'abbia data a qualcuno per farmi qualche documento, però... Può darsi che l'abbia data a Gioè? No, Gioè io l'ho conosciuto, a Gioè, in carcere. E dopodiché non l'ho più vista, Gioè. Come sia andata a finire là, io non lo so, la mia foto... Nel 92 eravate tutti e due liberi, sia lei che Gioè. Quindi può darsi che gliel'avesse dato lei a Gioè? Nel 92 quanto? Io... All'inizio del 92 sono andato là di tanto, perciò quindi sta libertà con Gioè io non l'ho mai avuta. Ho capito. Lei conosce Brusca Giovanni? No. Conosce Scaduto Giovanni? No. Conosce San Giorgio Gaetano? No. Conosce Di Matteo Mario Santo? No. Conosce la barbera Gioacchino? No. Gioè Antonino l'ha conosciuto, sì, solo in carcere? L'ho conosciuta, Gioè. E poi dopo la scarcerazione non l'ha più visto? No, non l'ho più visto. Conosceva Salvo Ignazio? No, mai conosciuto e mai avere un rapporto con questo signore. Conosceva Salvo Antonino? No. Conosce Di Filippo Emanuele? Ah, l'ultimo corso Beniamino? Non è un Beniamino, è un imputato forse, collaborante. Questo l'ho conosciuto, l'ho visto un paio di volte, prima, fino al giorno che mi sono sposato, poi non l'ho più visto. Fino al giorno che si è sposato? Sì. Poi non l'ha più visto negli ultimi, quindi... Lei no, si è sposato quando, mi scusi? Al 91. Nel 91. Da allora in poi non l'ha più visto? No, non l'ho più visto. E il fratello di Filippo Pasquale lo conosce? Uguale, sono stati invitati nel mio matrimonio, perciò quindi non è che posso... Erano invitati al matrimonio e dopo non li ha visti più? No. Mangano Antonino lo conosce? No. Calvaruso Toni lo conosce? No. Quando lei è stato arrestato, Calvaruso Antonio non era con lei? No, io sono stato arrestato da solo. In macchina, in via Regione Siciliana. Perciò questo Calvaruso, che lo includono con me, non vedo come... Non mai. C'entra niente. Con Brusca Giovanni era imputato al maxi processo? Non lo so, penso che era imputato, ma comunque... Lei era imputato al maxi processo? Sì. E Brusca non l'ha visto neanche al maxi processo? Brusca Giovanni no. C'erano altri Brusca, ma lui no. I Salvo non erano imputati pure al maxi processo? Ma mi sembra di sì. Ma, e non li conosce? No, se poi le ho viste qua in pretorio... Ma non significa che riconosco. Questo la barbera, l'ha conosciuto o no? No. Mai si è incontrato, no, mai. Con questo la... Io andavo, mi scusi, come io ho passato il processo con Gioè ed Arce di Altofondo. Non lo so se questo magari quando andavamo a processo questo sarà venuto là per salutare, perché venivano parecchie persone di Altofondo a salutare. Ma io non ho mai avuto rapporto o conoscenza con questo signore. Lei è stato arrestato, ha detto, il 24 giugno del 95. Sì. Dove abitava in quel periodo? Dove abitavo? Non è che interessa a questo processo, interessa a questa... Ero a Palermo. Abitava a Palermo? Sì. Aveva la disponibilità di armi in quel periodo? No. Aveva dei documenti con sé al momento in cui è stato arrestato? Sì. Di che documenti si trattava, lo ricorda? Una patente. A chi era intestata, lo ricorda? Non mi ricordo, si chiamava Amato, mi sembra. Amato Giuseppe, può essere? E può anche darsi. Amato Giuseppe, forse. Rilasciata da quale comune? Quello di Palermo o qualche altro? Nella provincia di Palermo,
da un comune della provincia di Palermo. Senta, a proposito dell'attività che lei diceva aver svolto riguardante i formaggi, aveva una sede questa attività? Aveva dichiarato una sede, un ufficio, un negozio, qualche cosa? Io c'avevo altre persone che ci sono, non è che lo posso dire a lei. Cioè, esercitava questa attività. Non è che posso dire a lei con chi. Esercitava questa attività per il tramite di altre persone di cui non intende fare il nome. Quindi non era a nome suo questa attività? Certo che non poteva essere a nome mio, perché io ero la detenta, non è che. Però io esercitavo l'attività normale, va. Io andavo a comprare formaggio, lo consegnavo. Lei aveva la disponibilità di altri documenti al momento del suo arresto? No, non avevo. Sempre avevo la patente. Altre patenti, altre carte di identità? No, in tasca non avevo. In altri luoghi nella sua disponibilità aveva. Ma può anche darsi che in altre poste c'avevo qualche altra cosa. Aveva per esempio una patente intestata a certo Maone Salvatore? Non me lo ricordo, ma può anche darsi. Un documento intestato a certo Di Martino Francesco? Interessante, non ho proprio conosciuto, perché io ero latitante, perciò quindi non è che quando mi capitava di avere qualche documento io. Il ruolo di Bagarella nella cosiddetta stagione delle stragi è stato di primissimo piano, come riferisce Pasquale Di Filippo. La ragione delle stragi di Firenze, Roma, Milano e della tentata strage allo Stadio Olimpico è raccontata ampiamente dai collaboratori di giustizia. Dirlo, qual era lo scopo di queste stragi? Lo scopo di queste stragi era quello che sono stati portati buona parte di detenuti al carcere di Pianosa e Lasinara. È stato messo il 41 bis, quindi buona parte di tutti questi detenuti si lamentavano, e questo mi costa a me personalmente perché sono andato per 3 anni a fare colloqui a carcere di Pianosa, si lamentavano del regime un pochettino rigido che c'era nel carcere di Pianosa e Lasinara e del 41 bis. Quindi il motivo di queste stragi è stato un ricatto verso lo Stato. Praticamente o togli Pianosa, Asinara e 41 bis o noi ti facciamo saltare i monumenti. Di conseguenza, saltando i monumenti, cosa succede? È un danno per lo Stato italiano. Nello stesso tempo, se saltano i monumenti, i turisti qua non vengono più, quindi si bloccava anche il turismo. È normale che se io sono turista e sento che cominciano a saltare chiese, monumenti, eccetera, eccetera, quei momenti cerco di tenermi lontano dall'Italia. E quindi in questo senso si bloccava anche il fenomeno del turismo. Ma questa è una cosa secondaria comunque. La cosa principale era quella di ricattare lo Stato. Se non vengono più i turisti si blocca. Poi successivamente io questo l'ho commentato con Bagarella. Chi parla? E io chi è? Bagarella. Bagarella, abbia pazienza. Mi scusi, lei si è comportato con grande disciplina e rispetto fino ad oggi. Non capisco perché dispiace, proprio. Signor Presidente, ma purtroppo non è che i nervi arrivano appunto che. Io lo capisco, i nervi, ma bisogna anche. Mi scusi, sono 10. Per cortesia, sono 11 mesi che noi stiamo procedendo. È la prima volta che sento la sua voce, che mi complimento. Però la prego di continuare, che fino ad ora, per se comincia a disturbare, io la devo avvertire che sarei costretto a farla uscire dall'aula. Non è possibile intervenire in questa maniera. La legge non lo consente. Se lei ha da fare delle dichiarazioni, chiede di fare delle dichiarazioni. Lei mi deve scusare, ma purtroppo. Signor Presidente, visto che io sto dicendo delle bugie. No, per cortesia, no, lei non ha. Possiamo fare pure un controllo. Lei non ha diritto di parlare in questo momento. Lei parla quando deve rispondere. Bagarella ha da fare delle dichiarazioni? Se lei non vuole fare il confronto con questo bastardo, io lo faccio. Ma sul confronto. Pezzo di merda che sei un pezzo di merda. Pezzo di merda. Sei un pezzo di merda. Stai attento a come. Stai attento a come parli. Pezzo di merda. Perché ti faccio piangere pure in carcere. Non puoi insultare. Faccia che sei un pezzo di merda. Lui ha cominciato, Presidente. Io non ho cominciato. Signor Presidente, lei a lui lo ha sentito solo qua. Sì, io lo so, signor Presidente. Quindi continuavo sulla domanda. Che cosa ebbe poi successivamente Bagarella a confidarle a lei direttamente? Poi ne ho parlato con Bagarella, però questo l'ho commentato con Bagarella dicendo che non si era risolto niente. Questo discorso l'abbiamo avuto io personalmente con lui in via Pietro Scaglione.
Leoluca Bagarella, di famiglia mafiosa, è stato uno degli esponenti più spietati e implacabili di Cosa Nostra. Anche il fratello Calogero era un esponente del clan dei Corleonesi e rimase ucciso nel corso della strage di Viale Lazio del 1969, anche se nel corso di un'udienza Leoluca Bagarella ebbe a negare questa circostanza. Grado ha detto l'altro giorno che nel 1963 io feci arrestare mio cognato, all'epoca non eravamo cognati, Sina Salvatore, e mio fratello. E allora, tanto che vi invito ad andare alla caserma dei carabinieri a cercare i verbali. Ebbene, se non ricordo male, Sina, mio cognato ora, è stato arrestato verso novembre del fine novembre del 66. Sì. Io sono stato arrestato verso il 20 di giugno del 1964. Mio fratello era latitante, è rimasto sempre latitante e tuttora è latitante. Quindi io non ho fatto arrestare a nessuno. Grado, a posto di parlare di queste cose, che a me l'altro giorno, volevo prendere la parola l'altro giorno, però ero troppo arrabbiato, ho preferito parlare insomma con la Gagna. Dovrebbe raccontare quanto ha fatto fare assieme a Contorno l'arresto dei 162 a Palermo. Quanto che questi, Contorno e lui, che poi si è saputo al maxi processo, venivano chiamate prima luce. Quindi che viene qua, ora, dopo 50 anni, a venire a dire una falsità, dopo 20 anni che fa il collaboratore, viene in questo processo a venire a dire che io ho fatto arrestare, beh, dovrebbe pensare per i fatti suoi. Però se la Corte vuole può cercare questi documenti, io cercherò qualche documento, ma sarà difficile, perché quel processo è stato celebrato a Bari. Nel 1969 è stata data la sentenza. I suoi difensori potranno documentare. Noi prendiamo atto delle sue dichiarazioni. Io stavo dicendo anche, solo che se avevo l'avvocato... Scusi Bagarella, anche per capire noi, perché lei mi pare che ha lanciato un'affermazione. Quindi lei ci sta dicendo che suo fratello Calogero è vivo ed è latitante. Abbiamo capito bene? È latitante, è stato sempre latitante, non è stato mai arrestato, presidente. Va bene, ne prendiamo atto. Mai arrestato. Della sua dichiarazione. Cioè, queste sono invenzioni di Grado. Bagarella è stato per almeno 25 anni protagonista dei crimini più efferati compiuti dai Corleonesi, sia nei confronti di uomini dello Stato che di altri esponenti di Cosa Nostra. Lo stesso Totò Riina, più volte, anche pubblicamente, gli ha tributato affetto e riconoscenza. Allora, a questo punto noi avevamo in sospeso la richiesta di dichiarazioni spontanee da parte di Riina. Ci sente da Parma? Dunque, signor Presidente, è a distanza di tempo che non mi ricordo bene le cose, è la giornata 6, 14 o il 15 di gennaio del 93 che mi ha arrestato. Però lontanamente a farmi arrestare sia stato mio cognato, è fuori di dubbio, ma questo zambellotto di radio ne potevo fare a meno di fare questa pietra così, perché allora però Riina, scusi, lei non deve fare commenti sulla testimonianza, deve riferire fatti. Sì, se ritiene di avere fatti di riferire, noi l'ascoltiamo. Commenti su testimoni lasci stare. Però si poteva evitare certe cose. Vabbè, comunque, questa valutazione comunque, la lasci a chi la può fare. Però non c'è più. Mi dica cosa vuole dire in relazione ai fatti in concreto. Mio cognato non mi ha fatto arrestare né a me e ne ha fatto arrestare ad altri. Quindi mio cognato è un galantuomo. Vabbè. Io questo da dire, non ho più niente altro da dire. Non altro da dire, va bene. Allora possiamo fermarci allora qui. Analizzare la figura di Bagarella è quindi fondamentale per leggere ed interpretare gli avvenimenti più oscuri che hanno scosso l'Italia.